Ed eccoci tornati su New Super Mario Bros. U Deluxe, benvenuti a tutti in questo nuovo appuntamento. Dunque, ho recuperato le monete che avevo lasciato la scorsa volta e non è stato difficile perché le avevo notate anche in video ed esplorando meglio un pochino le altre zone, sono riuscito a trovare anche i vari punti di accesso. Dunque, non mi piace per niente la piega che sta prendendo questa stradina qua sotto, controllata da un Goomba e da un Koopa che lancia le palle di fuoco. Non conosco tutti i nomi dei nemici, ma bene o male so chi sono. Dunque, questo qui è un po' palloso a dire il vero, perché lancia le monete, lancia i one up, però mischiati. Ah, ecco, a Bowser ovviamente, che non è facile da prendere. Ok, preso. Allora, siamo pari, uno di Bowser e uno di one up. Ok, peccato. Bene, siamo a due one up, quindi uno l'ho preso sicuro. Eccola là, niente, finita. Niente, andata, zero, mannaggia. Ah, tra l'altro sì, ho 81 vite perché ho fatto il trick del one up primo livello insieme a Baby Yoshi e al Koopa. Quindi sì, potevo farne anche 100, ma hey, ho mosso la levetta e quindi sono caduto. E ad ogni modo, continuiamo. Ok, posso andare qui tranquillamente senza affrontare quei doschi tipi che non mi piacciono. E c'è anche la casa di un altro Toad. Uccelo. Questi Baby Yoshi sono ghiotti di pannelli. Quando suonerà il fischietto sarà il momento di portare qui un Baby Yoshi per colore. Ah, ok. Attento a non portarmi quello con Bowser però. Guarda, controllo solo quello con Bowser a sto punto. Tanto i power up sono abbastanza pieno di power up, quindi posso stare piuttosto tranquillo. Ah, ma devo fare... No, 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 questo no, questo no! No, proprio quello che non volevo prendere! Mannaggia! Perché... Ah, guarda! Proprio quello che non volevo prendere! Toad, mi hai fatto sbagliare! Ero convinto di portarne un altro, invece no. E andiamo quindi. Allora abbiamo un altro due livelli. Abbiamo il 4 che dovrebbe essere questo qua. Allora, questo è il 4. Sabbie spunzose. Ok, vediamo un po'. Oddio, questi. No, no, questi no, ragazzi. Non li posso fare questi. Che seccatori questi. Aspetta, fammi salire subito, va? Ecco qua. Allora, mi sa che qui sarà un po' complicato prendere le monete, eh? Non lo so, c'ho sto presentimento. No, vai via tu. Ok, sta qui sotto, eh? Ah, questi se la giocano, quindi. Ah, ok. Vabbè, questi posso anche eliminarli così, è facile, dai. Ah, questo è stato piuttosto facile a dire il vero, dai, andiamo avanti. Ah, non mi interessa prendere tutte quante ste... Perché tanto sto tranquillo, sto... Che ho... Ho la tuta da... Scoiattolo Volantis. Oh, Sarchiapone, stai buono. Oh, quanto arriva questo? Ma qui sotto che abbiamo? Solo monete? Potrei provare a prenderle allora. Niente, solo monete, ok. Qua c'era un passaggio per un tubo. Ok, dove si può prendere? Che non l'ho beccato. Ah, ecco, mi sembrava strano. Allora. Dai, presa, ok. Salito. Ci ho perso il power up, ma chi se ne... Ok, sì, ho capito come funziona, dai. Oh, cavoli. Devo stare attento dove poggio i piedi. Ok, preso. Top. Andiamo a prendere anche il checkpoint e ci siamo. Grande. Wow, itch.
No, stavo girando come una trottolella. Mannaggia. Oddio. Solo monete qui? Cavoli. Oh, Tato. Devi sta buono, devi sta. Ah, non vorrei proprio beccare sti spungiconi in faccia. Allora, qui probabilmente si potrà scendere, qui sotto. Ah no, devo scenderci da prima? Ok, ah, cavoli. Aspetta che ti vengo. Oh, cavoli. Ok, preso quello. Ok, ci siamo qua. Devo trovare modo di scendere qui sotto. Non so come arrivarci lì sotto, ma penso che lo scoprirò magari mentre monto il video. Ma comunque, primo livello fatto di oggi, dai. Cerchiamo di arrivare al castello e sconfiggere anche... Chi abbiamo? Morton qui oggi? Andiamo un po', questo è il 6, no, facciamo il 5 allora. Vorrei farli tutti. Sui funghi del deserto arido. Oh, nice. Abbiamo i funghi. Oddio, sti cosi. Mio Dio. Sti cosi che lanciano non mi piacciono mai. Ok, intanto moneta una presa. Ci picchia. Questo sarà piuttosto tosto, eh. Però ok, power up preso. Ok, checkpoint. Nice. Aha, sta lì sopra, eh. Tu e via, ok. Fatto. Seconda presa. Ma dai, che stava... Ma gli stavo preciso, gli stavo... Non dir... Non farmi... Ma dai, per favore. Dai, prendiamo anche questo. Dammi power up, va che è meglio. Non farmi vedere ste cose. Oh cielo, oh cielo, oh cielo, oh cielo, oh cielo, oh cielo. Stavo per fare un'altra run completa, senza perdere nessuna vita. Ma non è un problema, si può sempre recuperare. Non importa, l'ho fatto apposta, l'ho fatto. L'ho fatto consapevole. Scendiamo qui sotto. Presa. Ah, per il funghetto della vita non mi ci spreco. Ok, vai. Wow. Carino questo, carino, però facile da prendere per tutte quante le monete stella. Sto video sarà un pochino più corto rispetto agli altri, eh. Ma ci picchia. Lakitu giardinieri. Oh mio Dio, no, i Lakitu non li sopporto. Allora, in teoria potrei essere in grado di fare tutto il livello senza fermarmi. E quindi i Lakitu non dovrebbero prendermi. Però potrei anche prendere Lakitu e fregarlo. Vediamo un po' che posso fare. Perché poi vabbè, io giocherei solo per il livello a questo punto. E poi dopo... No, mangiate questo, Lakitu. Non se l'ha mangiato.
E poi prendere le monete stella per conto mio, no? Ah, ma sono andati via già? Ah, ok. Va bene. Posso accettarlo. Se ora qui l'Akito non c'è. Ah, ok, andiamo così. Dammi un 1-up, ok? Nice. Ah, l'Akito non si è fatto niente, l'Akito? Ah, che cavolo! Ok, no, niente, pensavo ci fosse la moneta stella, ma no. Non l'hanno fatta così sporca. E vabbè, allora. Vabbè, qui ragazzi ormai ce lo so. Oh mio Dio. Bene. Vai. Ma ne ho persa una! Ma ci picchia! Ma forse era dove ho fatto... Ho lanciato il Pau. Potrebbe essere... Poteva essere dove ho lanciato il blocco Pau. Allora non me ne sono accorto perché nel frattempo era scivolata. Castello compattatore di Morton. Oh cielo, qua ci compattano per benino allora. Cosa c'è qui? Ah, non ci arrivo così. Devo arrivarci in altri modi. Ah, ho rischiato, sì, ho rischiato, infatti ho rischiato. Bah. Questo è stato proprio scemo, ho detto, ah, ci corre, via. Invece no. Ok, tutto quanto di uno. Cos'è, cos'è? Oh cielo, ok, ok. Mi sa che qua bisogna entrare. No, da qua si esce solo? Allora, si può entrare da sopra, vedo. È molto ben nascosta questa. Questa pipe. Ah, ecco, mi sembrava strano, infatti. Ah, là ce n'è un'altra. Ah, nice. Ok, questo è molto particolare sto livello, Bisogna stare calmi e attenti, Andrea. Calmi e attenti. Da lì non si può entrare ma solo uscire, mi sa, vero? Andiamo avanti allora. Bene. Ok, ho capito. No! Dall'altra parte ci dovevo entrare, forse. Mannaggia. Ma sono tanto scarso, sono. Faccio davvero schifo? Wow. Ok, ci siamo. Bene. Oh, presa anche la terza. E ora possiamo arrivare in scioltezza da Morton. Giusto, gioco? Mi fai arrivare in scioltezza dal mio nemico ora? Ah, senti, io non ci spero minimamente di prenderle queste, Quindi non contare che le prendo. No, erano così veloci queste a sto giro? Ma wow! Ma non me l'aspettavo proprio. Queste sono piuttosto veloci ora pure. Ok. Fa un po' vedere. Wow. Ah, ok, devo salire lì sopra, appena si spostano. Oppure appena si avvicinano? Che sarebbe la cosa più giusta da fare, mi sembra. Ecco qua. Ok, funghetto. Ah, ci siamo.
Morton, arrivo! Ah, senti che bella voce che c'ha, un po' di raceudine, mi sa che c'hai. Salto triplo, con carpiato alla fine aggiungerei. Vediamo un po' che fa Morton. Oddio, spara. Ah, c'è il martello, pensavo sparasse. Mi è sembrato un attimo una pistola. Oh, cavoli. No. Ah, così fa lui. E poi inizia pure a girare come il fratellino. Facciamo che dai anche a me un martello, Morton. Non devo farmi immobilizzare dal salto. Ma basta che salto lo stesso, cioè... Ma che serve? Basta che salto di continuo, no? Lievito comunque, lievito. Cioè, Super Mario è un gioco dove devi correre e saltare. Basta. Se non salti per evitare il nemico, a che serve? Scusami. Ah, ok, però ho capito. In contropiede. Allora, l'ultima me l'aspettavo che mi colpisse, ma non che mi facesse perdere, per fortuna. Quindi, top. Finito. Vuoi salvare? Ma certo! La cosa divertente poi è che sto giocando con Luigi, quando potrei giocare anche con altri, e poi giocare con Luigi a New Super Luigi. Però mi piace troppo giocare con Luigi. Ad ogni modo, io direi che avere un piccolo glimpse del prossimo mondo... Oh, ah, neve! Guarda, finché... Ah, qua arriviamo al veleno, certo. Ma guarda! Finché non arriviamo all'acqua, io sono contento. Ah, poi c'è anche la casa dei Bu, certo. È normale, quella c'è sempre. In tutti i Super Mario da un po' di tempo a questa parte. Ah, però qua c'è l'aurora boreale, che bello. Quindi il mondo 3 sarà il mondo del ghiaccio. Con i pinguini lì che fanno il giro. Ok. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!